Il Corecom Umbria, presieduto da Elena Veschi, ha organizzato un incontro fra gli studenti di alcune scuole superiori. Il giornalista scrittore Matteo Grandi, autore del volume La verità non ci piace abbastanza, edito da Longanesi, svoltosi nella sala consiliare della provincia di Perugia. Vi hanno preso parte gli studenti di una classe dell'ITET Capitini di Perugia, mentre vi hanno assistito online diverse classi del liceo Maiorana di Orvieto dell'istituto Ipsia Orfini di Foligno. Cosa succede quando mettiamo un mi piace sui social? Come funzionano gli algoritmi e come trovare il modo di aggirarli? Per esempio, ha spiegato l'autore, andando a interagire con profili distanti dalle nostre idee, oppure mettendo like a pagine e utenti ideologicamente molto distanti fra loro per confondere l'algoritmo ed evitare che la selezione di informazioni che ci viene proposta sia troppo parziale. È solo una delle diverse riflessioni contenute in un libro che comunque parte dall'assunto che il problema non è la rete. L'informazione, il nostro rapporto con l'informazione è un problema. Quante volte avete sentito nominare la parola fake news in televisione, su internet, dovunque? Le fake news sono diventate un problema, però io sono convinto che altrettanto spesso avrete sentito dire o dare la colpa al web. Le fake news sono colpa della rete, sono colpa dei social. Questa, secondo me, è la prima fake news in assoluto ed è la prima fake news che va smontata. Perché i social sono sicuramente uno strumento attraverso il quale le fake news si propagano e vengono amplificate, ma sicuramente non sono l'unico responsabile di questa deriva. Tra l'altro, i social network non sono neanche, e soprattutto internet, non sono dei soggetti fisici, ma sono dei meri mezzi, dei meri strumenti. Quindi la colpa semmai è di chi le fake news, le bufale, le introduce nel sistema e non del mezzo che viene utilizzato per diffonderle, per veicolarle. Dopodiché, in questa fase storica specifica, noi viviamo una crisi dell'informazione che è dovuta da numerosi aspetti. L'uso distorto che si fa dei social network, il fatto che internet, dove abbiamo l'illusione di essere molto liberi, in realtà è un luogo in cui siamo molto controllati. Avrete sentito parlare, avrete sentito nominare la parola profilazione. La profilazione è quel meccanismo algoritmico per cui tutte le nostre attività su internet sono in qualche modo schedate. Sia se visitiamo un sito, i like che mettiamo su Facebook o su Instagram, i like che mettiamo su TikTok, eccetera, eccetera. Questa profilazione a che cosa serve? Serve a creare un identikit dell'utente, che in un primo livello viene utilizzato per fini commerciali. Quindi i social o internet ti schedano, creano un tuo identikit virtuale e ritengono che tu sia un acquirente in target per i vestiti, per le sneaker, per le console di videogames. A un secondo livello, molto più subdolo, però questa profilazione serve anche a capire e in qualche modo tracciare un nostro profilo psicologico, il che diventa estremamente prezioso per la politica, ma diventa prezioso anche per gli stessi sistemi della rete, perché a un certo punto che cosa succede? Se internet decide, Facebook decide, Instagram decide che dal tuo tipo di comportamento in rete tu hai determinate idee politiche o hai una determinata visione del mondo per cui secondo Google a te interessa soltanto lo sport e non ti interessa l'attualità, quando tu inizierai a muoverti in rete e sui social, il tuo cerchio, si viene a creare la cosiddetta camera dell'eco o bolla. Il tuo cerchio si restringe perché i filtri algoritmici della rete iniziano a proporti soltanto quello che secondo l'algoritmo ti interessa, escludendoti completamente una parte di realtà. Questo è molto preoccupante perché fondamentalmente, così facendo, noi avremo sempre una visione parziale del mondo, se non addirittura distorta. Come difendersi? Prima di imparare a riconoscere le bufale, ha spiegato l'autore agli studenti, dovremmo imparare a non condividere nessuna notizia se non abbiamo avuto tempo e modo di verificarla e se non siamo assolutamente certi della sua veridicità. La difesa dalla disinformazione non potrà mai essere collettiva, ma deve essere individuale, acquisire conoscenza, consapevolezza, verificando, attingendo a più fonti, mettendo in discussione i nostri pregiudizi, uscendo dalle sabbie mobili della polarizzazione, prendendo atto che la verità può anche essere diversa da quella che vorremmo sentirci raccontare, imparando a diffidare e al tempo stesso a riconoscere i soggetti affidabili. Non è semplice, ha concluso Grandi, e può richiedere un impegno al quale, come meri fruitori delle notizie, non eravamo abituati, ma è l'unica soluzione che abbiamo.